Dopo un mese, finalmente si ritorna in campo, mister. I rinvii sono stati decisivi per recuperare tutti. Quanto è stato difficile mantenere alta la concentrazione e l'attenzione dei calciatori? Sicuramente siamo contenti del fatto che si ricomincia a giocare perché comunque è stato un periodo complicato, un periodo anche difficile da gestire perché quando non c'è l'adrenalina poi della partita domenicale e tutto l'allenamento pesa un po' di più. Però siamo contenti perché comunque si ritorna a giocare, abbiamo sfruttato comunque questo periodo per recuperare gran parte, non tutti come sento che scrivono molti perché comunque abbiamo gente fuori come Granato, come Trinchera. Gli altri abbiamo cercato di recuperarli, anche se comunque sai, la partita è tutta un'altra cosa, quindi dobbiamo comunque giocare per vedere le loro condizioni. Questo ci ha fatto bene, siamo pronti, sappiamo che è una partita difficile, ma l'affrontiamo con grande entusiasmo e grande voglia. Ha già in mente gli 11 che scenderanno in campo o terrà tutti sulle spine fino all'ultimo? No, sicuramente un'idea generale ce l'ho, anche se ho diversi dubbi e questi me li porterò comunque fino alla fine. Poi, prima della partita, deciderò un po' quello che secondo me è l'aspetto migliore che ci possa dare più garanzie, ecco. Mancherà il pubblico, ma la partita sarà seguita da migliaia di spettatori da casa. È una sensazione che crede verrà percepita dai calciatori? Sicuramente col pubblico è tutta un'altra cosa, nel senso che un derby, una partita di calcio in generale senza pubblico è un po' deprimente, speriamo poi tanto più un derby, però sicuramente purtroppo la situazione è quella che è, quindi dobbiamo adeguarci a quella che è la situazione. Sappiamo che il pubblico ci avrebbe dato una grossa mano perché anche nell'unica partita in cui è stato possibile poi giocare col pubblico. Ci hanno dato una grossa mano, una grossa spinta, una grossa carica, però purtroppo le regole sono queste e non possiamo fare altro che rispettarle. Un messaggio finale ai tifosi. I tifosi, anche se non saranno al campo, io spero che ci stiano sempre vicino in questa stagione che comunque ci può dare delle grandi soddisfazioni, anche se abbiamo cominciato un po' così e così per via comunque delle tante assenze, però secondo me ci potremo togliere delle grandi soddisfazioni. Quindi faccio un appello a loro al fatto che stiano vicini alla squadra, che ci sostengano, perché comunque questo gruppo se lo merita. Grazie Grazie mister, in bocca al lupo. a voi.